Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport di AWG Nordest e Radio 1 e Stab Radio. Ringrazio sempre per l'ascolto da AWG Nordest e Radio 1 e Stab Radio e il sottoscritto Marco vi illustra subito le notizie di sport regionale, internazionale e nazionale. Prima di tutto le notizie di sport regionale. L'Udinese, gli esperti della Serie A non hanno dubbi, l'Udinese può sognare l'Europa. L'evoluzione dei diritti TV, l'Udinese festeggia. La CSA Basket Diop avvisa i suoi compagni. Guai a ripetere gli stessi errori di sabato. Andiamo a vedere le notizie di sport nazionale e internazionale. Pyongyang, l'Italia ai giochi invernali, la storia dei recordman azzurri. Andiamo a vedere altre notizie della Serie A. Spalletti dice: Inter all'ambiente alla follia. Totti: non lo facevo giocare perché non correva più. Notizie della Dubai Tour. Elia Viviani è terza nella prima tappa del Dubai Tour. Vince Dilian Groevenkeven. Sei nazioni. Da San Sekton a Ansia da ETMO. Cosa ci ha insegnato il primo weekend di Sei Nazioni? Tante cose. Dalle edicole sportive cartacee anche degli sport del web radio, Sarri e Napoli il rinnovo si farà. Chiesa sarà il primo rinforzo. Conte e Chelsea a capolinea. Boh. Altre notizie, andiamo a vedere. Napoli, Jones è sempre meno convinto. Non so se ci andrò a giugno. Potrei rinnovare con l'Ajax. Poi Yang, Valanga Rosa, atto terzo. E poi Yang, l'occasione è d'oro. Altre notizie, andiamo a vedere. Da Dubai Tour, Nibali di Punzecchia. Froome in gara non mi sorprende. Lui e Sky credono di essere nel giusto. Andiamo a vedere altre notizie. Il flop della Lazio, all'Olimpico fa festa al Genoa di Laxalt 1-2 al 92esimo. Premier League, il Watford umilia il Chelsea 4-1 per la squadra di Gracia. Conte in bilico. Nell'NBA, nella giornata della notte, Gallinari trascina al successo i Clippers. Sesta vittoria di fila per Utak. Schiacciatone di Zach Lavigne. Sei nazioni, l'Irlanda a raggi X, oltre al magico piede di Johnny Sexton c'è di più. Infatti l'Irlanda ospita proprio l'Italia il 10 di febbraio. Serie A, Media Pro e Serie A, rivoluzione Total Channel. Come sarà la nuova TV del calcio italiano? Champions League, lesione muscolare per Matuidi. Rischia uno stop di almeno 30-40 giorni. Napoli, lieve distorsione nella caviglia sinistra per Mertens, però cresce l'ottimismo per la Lazio. Andiamo a vedere altre notizie, soprattutto i risultati di ieri sera, domani, scusate. Serie A, ieri sera, mentre la giornata post partita, cioè le partite di ieri sera, nella Serie A la Lazio ha perso in casa contro il Genoa per 1-2. Serie B, lo Spezia in trasferta ha vinto contro la Sentella per 1-0. Nella Premier League, 26ª giornata, il Watford in casa vince contro il Chelsea per 4-1. Nella Liga, 22ª giornata, la Spalmas vince contro il Malaga per 1-0. Serie A, 18ª giornata, il Varese batte Cantù per 85 a 89. Notizie invece di partiti di stasera, ci sarà l'Emirates FA Cup, quarto turno, alle 20:45 ci saranno due partite, Birmingham contro Walsall e Rochdale contro Wigan, alle 21:05 Wolves City contro County. Ci sarà anche la Coppa tedesca, quarti di finale, il Bayern Monaco in trasferta contro il Paderborn alle 18:30. Alle 20:45
Bayer Leverkusen contro Schalke 0, scusate, Werder Bremen. Ci sarà risultati di questa notte invece dell'NBA campionato. Le Clippers vincono contro Dallas Mavericks per 104-101 e i Sacramento Kings vincono contro Chicago Bulls per 104-98. I Denver Nuggets vincono per 121-104 contro Charlotte Hornets. I Pelicans perdono contro Utah Jazz per 109-133. Miami Heat perde contro Orlando Magic per 109-111. Detroit Pistons vincono contro i Blazers per 111-91. Indiana Pacers perde contro Washington Wiggins per 102-111. Invece stasera, il turno 2 di EuroCup, sarà il Galatasaray contro Berlin alle 18.15. Alle 20.30 Reggio Emilia contro Lyon. Champions League invece di basket, campionato, Venezia giocherà contro gli Eustasian alle 18.30. Invece i Orlando, Campo d'Orlando in trasferta a Riesen alle 20.30. Andiamo a vedere invece le partite di domani, che saranno queste, altre partite delle Emirates FA Cup, quarto turno, il Tottenham giocherà contro il County alle 20.45. Coppa del Re, semifinali, Sevilla contro le Gans, 21.30 la partita e il risultato è ancora di 1-1 nella partita di andata. Coppa del Re, Coppa de, scusate, Coppa Tedesca, quarti finale, ci sarà il Francoforte alle 18.30 contro il Mainz, invece alle 20.45 Schalke 04 contro Wolfsburg. Ci sarà anche l'NBA che giocherà all'una, alle 1.30 di notte, alle 2, alle 4.30 di notte, ora italiana, parliamo sempre. Poi ci sarà l'Eurocup, secondo turno, alle 18 giocherà l'Ritas contro Bayern Monaco e Kazan contro Kazan contro Limoges. Alle 19 giocheranno Luzo Gorica contro Zagabria, Trento contro Kuban. Alle 20.45 FIA Torino contro Zenit San Pietroburgo con un nuovo allenatore, forse del FIA Torino, e Gran Canaria contro Terusafaga alle ore 21. Champions League di basket, ci sarà il Telecom Basket contro Avellino Digigas alle 18.30. Invece Sardegna Sassari giocherà contro Scagno Stars alle 20.30. Bene, mi pare non avete dimenticato nulla. Vi auguro una buona giornata a tutti voi da TG Sport di Radio Fuggino d'Este e Raduno Stab Radio. Vi ringrazio e ci sentiamo con tutte le risultate e le partite e altre notizie di sport giovedì. Domani, turno di riposo per la radio. Grazie a tutti e ci sentiamo giovedì. Da Marco è tutto.